Buongiorno e benvenuti all'ultima giornata dell'undicesimo Festival della Letteratura Mediterranea. Stamattina parleremo di Camorra, la Camorra non una cosa seria, Pino Imperatore, autore italiano, a colloquio con Piero Russo. Pino Imperatore nel 2001 ha ideato e fondato a Napoli il laboratorio di scrittura comica e umoristica Achille Campanile e dal 2005 è responsabile della sezione scrittura comica del premio Massimo Troisi. Nel 2009 ha ideato e fondato il GULP, gruppo umoristi ludici postmoderni, ed è giornalista e pubblicista, ha scritto per quotidiani e periodici e collaborato con emittenti radiofoniche e televisive, inoltre collabora con vari attori comici, tra cui Alessandro Siani e Paolo Caiazzo. Al Festival presenta il suo primo romanzo, che è Benvenuti in Casa Esposito, cui ha fatto seguito l'altrettanto fortunato Bentornati in Casa Esposito, che ha scalato le classifiche grazie al passaparola e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui i premi Città di Latiano, Umberto Domina e Giancarlo Siani. Piero Russo è giornalista, conduttore televisivo e corrispondente per la provincia di Foggia del quotidiano La Repubblica, ha collaborato con Euronews, oltre che con testate del calibro del Corriere dello Sport, il giornale d'Italia Telenorba, autore di numerosi documentari ed è stato vincitore nel 2010 del premio giornalista di Puglia Michele Campione per la sezione Cultura e Costume. Interverrà anche Don Ciro Miele, referente del presidio di Libera Lucera, e Vito De Girolamo leggerà alcuni pezzi, alcuni brani del libro. Buon ascolto. Buongiorno, buongiorno a tutti, si sente? Sono contento. Ci ha già presentato benissimo lei, quindi non c'è bisogno di presentarci. Noi oggi parliamo, come avete visto, come avete sentito, di Camorra, e lo facciamo in una terra che diciamo che non ha molto da invidiare alla Camorra. Naturalmente, se c'è qualche camorrista che vuole poi controbattere, si può alzare, non ci sono problemi. C'è qualche camorrista qui che ci vuole sentire? No, il bello è già questo. Lo facciamo con Pino Imperatore, che è autore di questi. C'era un camorrista, no? Ecco, lei. Poi dopo interverrà anche lei. Allora, Pino è l'autore di questi due libri, non solo di questi, ecco, però questi sono quelli di cui parliamo oggi. Benvenuti in Casa Esposito, bentornati in Casa Esposito, che raccontano in maniera tragicomica, direi io, la storia, la vita di una famiglia di Camorra, che poi non è come quella descritta, diciamo, dal Padrino, ecco, nei film come Il Padrino. È una specie di via di mezzo fra Roberto Saviano con Gomorra e quella che è una mitizzazione del boss, come per esempio potrebbe essere Bernardo Provenzano. In questo caso non stiamo parlando di boss mafiosi, stiamo parlando di Camorra, che è abbastanza differente rispetto alla mafia ed è molto simile a quella che abbiamo noi in Puglia. Purtroppo io sono garganico e la mafia del Gargano è vista sempre più come un fenomeno crescente, un fenomeno molto, ancora molto sottovalutato, ma molto crudo. Ultimamente, ecco, anche lo stesso Saviano ha parlato della nostra mafia, ha ritwittato un mio articolo su Repubblica, sbagliando, devo dire, perché non è che Saviano poi, insomma, sia onnipotente, ha ritwittato un pezzo in cui io parlavo di un tentato omicidio. L'avrete visto il video del tentato omicidio, due persone che si inseguono, poi la pistola fa click come nei film, e l'omicidio non avviene. Non era un episodio di mafia, erano due che si stavano ammazzando per una macchina non acquistata in maniera, diciamo, losca, che non è una cosa bella, ma insomma arrivare a ammazzare significa quanto sia radicato questo fenomeno, ma non era mafia. Saviano ha parlato di mafia del Gargano. Questo è un episodio avvenuto a Foggia, brutto, riprovevole, ma non era mafia del Gargano. È molto facile parlare di mafia, è molto facile etichettarci in un certo senso come una zona di mafia, è una zona di mafia, ma c'è anche qualcosa di bello. Noi purtroppo facciamo i giornalisti, parliamo quasi sempre di cose brutte. Io faccio il corrispondente da Foggia e provincia, e se non c'è l'omicidio
non scrivo. Per fortuna per me scrivo, però vorrei molte volte non scrivere, perché non è vero poi sempre che il giornalista è uno sciacallo, cioè il giornalista ha anche un'anima, e un'anima ce l'hanno anche i camorristi, è vero Pino, un'anima ce l'hanno anche i camorristi, soprattutto il protagonista principale dei tuoi libri, vero? Buongiorno a tutti. Spengo io. Si sente? Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per essere qui, grazie ai relatori, grazie agli organizzatori di questa splendida manifestazione di cui sono ospite per la prima volta. Siamo arrivati ieri, abbiamo fatto un workshop sui giochi di parole molto divertente con i ragazzi e non solo delle scuole superiori, universitari, veramente è stata una bellissima esperienza. Sì, Torino è un camorrista atipico, in questi mesi i critici letterari l'hanno definito in vari modi, due definizioni, due etichette che mi sono piaciute di più sono state quelle di un paperino della camorra e il fantozzi della camorra, ma alla fine è così, molti di loro sono così. Tonino è figlio di un boss della camorra ammazzato e vorrebbe imitare le gesta del padre, come purtroppo fanno tanti ragazzi che vivono in contesti criminali, camorristici, in famiglie, in clan criminali. Non ci riesce Tonino perché, oltre a essere imbranato, è anche sfortunato, è sfigato, come si dice, e però continua a insistere e cerca in tutti i modi di scalare le gerarchie della camorra, ma commette imprudenze, si infila in qualcosa che è più grande di lui, non ha la stoffa del criminale. La manovalanza della camorra è fatta anche di queste persone. Io ho cercato di raccontare dall'interno il contesto criminale, quindi la mia, come ho scritto anche nella postfazione di Benvenuti in Casa Esposito, non è una visione dall'alto asettica, ma è ho analizzato all'interno le dinamiche che ci sono tra queste persone, in particolare come una famiglia che ha a che fare bene o male con la camorra, perché non tutti i personaggi degli Esposito sono camorristi e non tutti sono negativi, come interagiscono fra di loro e come interagiscono col mondo esterno, perché sono partito da una domanda molto semplice. Queste persone alla fine sono degli esseri umani, no? Che cosa fanno nella vita quotidiana? Impugnano solo le pistole, sono soltanto violenti, commettono solo azioni illegali o fanno anche altro? Presumibilmente, anzi sicuramente fanno anche altro, quindi fanno le cose che anche le persone normali fanno, escono, incontrano gli amici, vanno a casa dei parenti, vanno a vedersi un film, vanno magari a teatro, vanno in vacanza, vanno a fare la spesa. Ho raccontato questo e io ho cercato di raccontare che cosa poi accade quando entrano in contatto con mondi differenti da loro, con altri contesti familiari, con altri contesti sociali. La famiglia di Tonino è una famiglia molto allargata, sono 8 persone che poi diventano 10 in Bentornati in Casa Esposito, più 2 che diventano poi 3 animali, diciamo domestici, molto particolari, e intorno a loro ruotano tante altre persone, un intero quartiere di cui magari parleremo dopo, il Rione Sanità di Napoli, che è uno dei più affascinanti e anche più difficili di Napoli, e c'è un'intera città che gira intorno a loro, personaggi positivi e negativi, fatti positivi e anche negativi, perché Napoli, ma un po' come tutto il sud, purtroppo è così. Naturalmente, ecco, il messaggio che penso tu voglia dare è quello che la camorra alla fine non paga, nel senso che lo stesso protagonista Tonino potrebbe anche non avere nulla a che fare con la camorra, perché potrebbe avere un sussidio dal suo boss, che è poi quello che ha sostituito il padre, ma lui vuole continuare a fare il camorrista per dare un senso alla sua vita. In realtà non serve a nulla, cioè la camorra in realtà non paga, vero? Assolutamente no. Tonino, nella qualità di orfano del boss, come spesso avviene in contesti criminali, riceve dal clan un sussidio mensile di 5.000 euro. Siamo in epoca contemporanea, con la crisi che c'è, 5.000 euro sono una bella cifra, no? Questi soldi li utilizza ovviamente per portare avanti la famiglia, per anche divertirsi. Lo fa talmente male il criminale, perché lui svolge il ruolo di un estorsore all'interno del clan, che a un certo punto il boss lo chiama a rapporto e dice: Tony, non è arte tua, Tony, tu non sei buono, non puoi fare questo mestiere, sai che ti dico? Stattene a casa.
casa, non fare più nulla, non fare più l'estorsore per il mio clan, perché stai creando problemi non solo a te stesso, alla tua famiglia, ma a me e al clan. Stattene a casa senza fare nulla, anzi sai che ti dico, invece di 5.000 euro te ne do 6.000 di euro, purché tu stia a casa e non mi dia più fastidio. Tonino, c'è cioè un'altra persona al posto di Tonino, in due secondi direbbe, caspita, 6.000 euro senza fare nulla, bah, accetto. Invece no, Tonino non ci pensa su due volte, dice, oh, no, no, non esiste Don Pietro, io voglio continuare, e da quel momento si lancia senza paracadute in un precipizio. Tonino è talmente imbranato, lui che fa l'estorsore in una strada che gli è stata assegnata, quindi il 27 di ogni mese per circa 2-3 ore, questo è il lavoro che fa. Diciamo, fa l'estorsore vestito da paperino, con un giubbotto di paperino. Esatto. Va lì e va a raccogliere le quote del pizzo in questi esercizi commerciali. Fa talmente male questo lavoro che non si accorge, ad esempio, che uno dei commercianti gli dà una banconota falsa da 500 euro, lui la porta anche al cassiere del clan e poi ovviamente con tutte le conseguenze. Alla fine di un giro del pizzo torna sul posto in cui ha parcheggiato lo scooter, non lo trova perché gliel'hanno rubato, a lui camorrista, figlio di un boss, e riceve, non so se conoscete questa espressione qui in Puglia, Napoli è molto, purtroppo Napoli e Campania è molto diffusa, riceve il cosiddetto cavallo di ritorno. Che cos'è il cavallo di ritorno? Noi la conosciamo bene. Diciamo. Lo conoscete anche purtroppo. Cioè, lo spiego a beneficio di chi magari non conoscesse questa. No, il nostro è proprio un ippodromo, la capitanata di cavalli di ritorno. Cioè, vi rubano uno scooter o una macchina, poi vi chiamano a casa e vi dicono, vi fanno il ricatto. No? Cioè, se vuoi indietro il tuo scooter o la tua auto, presentati a quest'ora in questo posto, portaci dei soldi, tot soldi, e ti restituiamo il veicolo. Tonino, nel momento in cui riceve questa telefonata da uno dei due ladri, dice no, ma io vado là, li ammazzo, li uccido, li massacro, invece alla fine con i soldi in tasca si presenta sul posto, consegna i soldi, si accorge tra l'altro che lo scooter gli è stato ammaccato, cerca di protestare e viene preso anche a schiaffi. E Tonino è uno anche, giusto appunto, chiudo con questo per farvi capire il tipo, è uno che viene chiamato a un certo punto da un rappresentante dei commercianti che lui taglieggia, il quale gli propone una cosa molto semplice, dice, Don Tony, c'è crisi, non ce la facciamo più, vogliamo uno sconto del 20% sul pizzo che vi versiamo ogni mese, perché vogliamo un po' risparmiare. Tonino, invece di dire ma che state dicendo, anzi non parlate con me, andate a parlare col boss, no, apre la trattativa, e alla fine invece del 20 concede il 10, e per lui è una vittoria aver concesso il 10. Quando poi però va a farsi la raccolta del pizzo e si rende conto che mancano 3.000 euro, lui dice, mo che gli vado a portare al cassiere del clan? Va nella sua banca, preleva dal suo conto corrente 3.000 euro e per raggiungere la cifra va a portare i soldi per intero. Questo è Tonino, ma ce ne sono tanti così, anche perché la camorra, c'è un capitolo che ho intitolato proprio così, è stupida, ridicola in tutte le sue manifestazioni, oltre a essere ovviamente violenta. La camorra, tra l'altro, vorrebbe il silenzio, invece, ecco, tu hai lavorato anche nell'osservatorio per la camorra, è bene che se ne parli, così come è bene che si parli di mafia, di 'ndrangheta, della società che è quella poi foggiana, è bene che se ne parli, anche perché molte volte si è portati a dire, oh, si sono ammazzati, ah vabbè, basta che si sono ammazzati tra loro, non succede niente. Invece no, la camorra è un fenomeno radicato e non è soltanto quella delle persone che si ammazzano, quella delle persone che chiedono il pizzo, la camorra è altro. Io chiederei a Vito di leggere un brano di Benvenuti in Casa Esposito in cui si parla della camorra a Napoli, ma non è soltanto un discorso partenopeo, è un discorso che possiamo benissimo fare qui, vi ritroverete anche in questo. La camorra è un po' ovunque, anche dentro di noi, è brutto ma è così. Sentiamo Vito. Attraverso una porta della vetrata, Oterramoto e Tonino uscirono su un terrazzo panoramico. Non c'era foschia e in basso si vedeva l'intera città, da Posillipo a San Giovanni a Teduccio. E l'arco del golfo con le isole, il Vesuvio, il Monte Somma, il mare. Napoli, Tonì, disse De Luca, indicando l'orizzonte. Dicono che è la città più bella del mondo ed è vero. Ma sai addossare tutta bellezza in Napoli? Sta nel fatto che non cambierà mai.
Napoli non vò cagnà, e i napolitani manco non amano le novità, von rimane come stan. Sai quante volte c'è stata la rivoluzione? Due volte. In più di 2000 anni di storia, solo due volte, con Masaniel e a Pimentel Fonseca. E tutte e due sono state accise dai napoletani stessi. Chi arriva a ca e dice cavo purtroppo le novità, fa una brutta fine. La politica dei novità a Napoli non è desiderata. E in generale la politica dei politici non conta niente. O napolitana tiene le sue abitudini e le regole se le fa da solo a piacere suo. Ca la politica ce la facciamo noi napoletani con le nostre regole e le rispettiamo pure se qualcuno da fuori ci viene a dire che sono sbagliate. Perché sono regole nostre, ce le siamo date noi e nessuno ce le può venire a correggere. Vi siete ritrovati anche voi in questo modus meritato, in questo modus vivendi? Purtroppo è così. La camorra, la mafia e anche lasciar perdere, non avere nessuna voglia di innovare, non guardare, girarsi dall'altra parte, la camorra è anche questo. Sono le 11 più o meno, è orario di messa, molti di voi non ci sono stati, e qui c'è un uomo che invece c'è stato prima, Don Ciro Miele, che voi conoscete. Che cosa gli da dire a quelli che non ci sono stati? Che va bene, avevano altro da fare, insomma. C'è ancora tempo. C'è ancora tempo, quindi dopo promettete di andarci. L'uomo alla mia destra è un grande sacerdote, perché è un grande e grosso sacerdote, grosso, come me. perché in questo momento lui rappresenta in questa terra libera, è un controsenso un po' a Lucera, nasce libera, muore il tribunale, e fa un pochino ridere. Ricordiamo anche a Pino, che non è di Lucera ma che lo saprà sicuramente, che il tribunale di Lucera ha come giurisdizione il Gargano e quindi la mafia del Gargano. In questo momento è una mia opinione, la signora camorrista non c'è più, ecco, se poi vuole controbattere sono contento, c'è anche il cappello da guappo, no? Scherziamo naturalmente. Il controsenso è che in questo momento in cui la mafia del Gargano è sempre più attiva, ricordiamo che 15 giorni fa c'è stato un duplice omicidio ad Apricena, qui non ci sia più il tribunale. C'era un procuratore, il procuratore Seccia, che lavorava proprio per contrastare la mafia del Gargano, in questo momento è fermo. Don Ciro è, oltre che un sacerdote valido, oltre che rappresentante di Libera, è un collega giornalista, collega di Adesso il Sud, che tra l'altro è media partner e che io ringrazio. Adesso il Sud si sta battendo moltissimo per questa ennesima lotta. Lucera ha già perso l'ospedale, adesso perde anche il tribunale. Come sta andando la lotta e soprattutto cosa significa secondo te la sconfitta, la perdita del tribunale potrebbe rappresentare, ecco, una vittoria della mafia? Beh, noi l'abbiamo detto fin da subito, il 2 o il 3 marzo, non ricordo bene, il 3 marzo, quando siamo stati, intanto saluto tutti e ringrazio tutti e ringrazio l'organizzazione e tutti i miei collaboratori che si stanno impegnando nella comunicazione di questo bel evento. Dicevo, noi fin da subito abbiamo detto questo, e il 3 marzo, quando si è riunito il Consiglio, il coordinamento regionale di Libera, noi abbiamo fatto votare una mozione ai componenti perché ci siamo resi conto che bisognava alzare la voce anche in maniera ufficiale, quindi coinvolgere un'associazione, quindi non solo noi che eravamo qui, ma un po' anche tutto il coordinamento, coinvolgerlo, e abbiamo detto in questa mozione, certamente, io nel mio intervento ho detto, stiamo offrendo, mettendo su un piatto d'argento alla criminalità organizzata, alla mafia, ecco, stiamo offrendo la possibilità di espandersi, di fare quello che vuole. E certo, dobbiamo dire un'altra cosa che abbiamo poi stigmatizzato quando Libera è nata, c'era anche il procuratore Seccia, c'è il negazionismo, sapete che ancora c'è il negazionismo per l'olocausto, si tende ad avere il negazionismo anche per quanto riguarda la criminalità, perché proprio l'altro giorno mi faceva notare, ma guarda, che il tribunale scompaia non è
un fatto solo per la criminalità, perché non dobbiamo macchiarci, buttarci fango addosso, è un fatto perché il tribunale è la storia di Lucera, è la cultura. Ma chi nega questo? Ma chi lo nega questo? Però io facevo proprio riferimento, sta di fatto che il malaffare c'è, che gli arresti per ci sono, due morti ad Apricena ci sono stati, quindi voglio dire un presidio di legalità. Certo, io direi anche il simbolo, insomma, in sé, io credo molto ai simboli, la presenza sul territorio di un simbolo così importante qual è il tribunale, certamente è una sconfitta. Questo magari chi fa e mette le croci sulla carta e non conosce le situazioni, perché di questo si tratta, i nostri politici fanno i tagli, come si chiama? I tagli lineari, ecco, non capiscono le persone, non c'è l'uomo, per cui davanti a loro ci sono le carte, c'è la spending review e come dir si voglia. Quindi questa cosa è vergognosa, non è, ne abbiamo lottato, ci siamo presi qualche calcio, io soprattutto nella colluttazione sabato scorso, c'è stata una bella manifestazione l'altro giorno, bellissima, perché i segni sono importanti, i palloncini che volavano sono importanti, la gente, bambini che c'erano sono importanti, quindi voglio dire, certo, viene Libera che vuole combattere la mafia e che qualcuno ha pure scritto, ma dove sta sta mafia, il negazionismo, poi diremo, insomma, se l'hai aggiornato già tu, e anche i documenti della Chiesa che certamente io rappresento, di cui faccio parte, ecco, non stiamo a parlare di mafia necessariamente organizzata, ma di malaffare, di soprusi, di voltarsi dall'altra parte, beh, siamo pieni anche a Lucera. Grazie. Pino, tu sei giornalista, oltre che narratore, quindi insomma sei addentro all'argomento. Ecco, sì, è vero che molte volte si preferisce parlare di chi è mafioso, ma di chi, ma si parla un po' di meno di chi lotta contro la mafia? Purtroppo sì, in uno dei miei tanti incontri che ho fatto in quest'anno e mezzo ho incontrato molti ragazzi delle scuole, tra l'altro benvenuti in Casa Esposito, ma anche bentornati, stato adottato da tante scuole, da associazioni Anticamorra, ho una collaborazione con Libera da più di un anno, l'ho presentato, come raccontavo prima, in luoghi confiscati alle mafie, sono stato perfino all'estero, nel carcere minorile di Nisida, e durante questi incontri è emerso proprio questo. Mi racconto questo episodio, un aneddoto che mi è capitato a Torre del Greco, in un liceo di Torre del Greco, 150 studenti in aula, e a un certo punto uno dei relatori fece un esperimento, cominciò a citare in alternanza i nomi di boss della mafia o della camorra e i nomi di vittime innocenti della criminalità. Ebbene, nel momento in cui venivano nominati i nomi di Righina, Provenzano ed altri, tutti i ragazzi alzavano la mano perché li conoscevano. Quando veniva fatto il nome di una vittima della criminalità, stentone si alzavano uno o due mani. Questo è gravissimo. Questo significa che, e purtroppo da giornalista devo anche ammetterlo e dirlo, abbiamo fatto, è stato fatto in tutti questi decenni anche una cattiva informazione, perché il boss che diventa quasi un idolo, un mito, una persona da imitare in molti quartieri, e a Napoli avviene, diventa un modello per i giovani, è una cosa veramente gravissima. Ci fu un arresto durante la faida di Scampia, la sanguinosissima faida di Scampia, ci fu l'arresto di un giovane boss, figlio di un boss ancora più potente del quartiere, e questo ragazzo, questo giovane criminale, quando uscì dal commissariato di polizia, bel ragazzo, fu fotografato, filmato, dopo nemmeno mezza giornata la sua immagine, e le cronache purtroppo l'hanno raccontato, è finita sui display dei telefonini di molti ragazzi del quartiere ed è finito sui desktop dei computer di questi ragazzi, quindi non più, per fare degli esempi alti, Borsellino, Falcone come modelli, non più, volendo fare degli esempi un po' più terra terra, il calciatore, l'attore famoso, ma il boss, il criminale che diventa, fa da sfondo al computer di questi ragazzi e va sui display dei telefonini. È gravissimo questo, grave anche che in questi anni la televisione e il cinema ci abbiano
mostrato tante volte attraverso fiction e film un modello di criminale appunto quasi da imitare. Il capo dei capi, no? Il capo dei capi, ma non solo. Camorristi e mafiosi che, di cui vengono raccontate vite, ma vite di che? Cioè, che hanno fatto sta gente? Hanno soltanto ammazzato o fatto ammazzare? Allora facciamo una fiction su Giancarlo Siani, facciamo tanti film sulle vittime innocenti della criminalità, su Silvia Ruotolo. Io ho l'onore e il piacere da qualche mese di lavorare, la conoscevo già prima, ma ultimamente abbiamo un rapporto di lavoro strettissimo, di lavorare con una ragazza che ha 27 anni, si chiama Alessandra Clemente, il nome non vi dirà nulla, ma è una ragazza straordinaria che attualmente è assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli. Io mi occupo anche di questo, politiche giovanili e pari opportunità. Questa ragazza ha avuto la sfortuna quando era bambina di vedersi ammazzare sotto gli occhi la mamma innocente, Silvia Ruotolo. La mamma era andata a prendere il figlioletto Francesco, fratello di Alessandra, a scuola, stava tornando a casa quando, durante un conflitto a fuoco tra criminali nella zona del Vomero, Arenella, Napoli, questa giovane donna si trovò purtroppo, sfortunatamente, come avviene per tante vittime innocenti della criminalità, sulla traiettoria dei proiettili e fu uccisa sotto gli occhi non solo del figlioletto, del bambino, ma di Alessandra, che all'epoca aveva 9-10 anni, che era affacciata al balcone. Immaginate il trauma che ha subito questa ragazza, la quale ha saputo reagire e dopo una battaglia forte contro la criminalità è arrivata adesso a 27 anni a ricoprire un ruolo di grande importanza all'interno di un'amministrazione comunale quale è quella di Napoli. E Alessandra poco tempo fa mi diceva: Pino, sono arrivato ormai al punto da superare anche certe cose, io come figlia di una vittima della criminalità devo dialogare con i figli anche dei boss e dei mafiosi, perché non hanno colpe loro nella maggior parte dei casi, sono bambini e ragazzi purtroppo cresciuti in quei contesti che non hanno colpe, dobbiamo salvarli prima che precipitino anche loro nel baratro della criminalità. Tina, nei miei libri, figlia di Tonino Esposito, ragazzina di 14-15 anni, è per tutti i lettori italiani diventato un simbolo, un idolo. Di lotta. Di lotta perché contesta le scelte del padre, lo affronta a muso duro, legge Gomorra di Saviano, lei figlia di un camorrista e viene presa a schiaffi dal padre per questo motivo. Questo dobbiamo fare, operare anche in questi contesti. In questi mesi ho incontrato tanti operatori sociali, insegnanti, che mi raccontano che di personaggi, di bambini e di ragazzini come Tina ce ne sono tantissimi e non sopportano il fatto di doversi purtroppo portare addosso questa etichetta di essere figli di mafiosi, di criminali, di camorristi. Dobbiamo aiutarle, dobbiamo agire anche dall'interno per cambiare le cose sempre di più, un po' alla volta, ma ce la possiamo fare. Appunto Falcone disse che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani finirà, anche la camorra è un fenomeno umano gravissimo e deve necessariamente finire, perché questa gente tra l'altro non ha nemmeno rispetto per il loro territorio, sono talmente stupidi che non arrivano a capire che se non creano condizioni di lavoro nei loro territori, se rovinano il loro territorio dal punto di vista ambientale ad esempio, ma che futuro hanno le loro stesse famiglie, i loro stessi figli? Ci fu un'intercettazione tra due camorristi tempo fa, ne hanno parlato molti giornali, molti organi di informazione, uno diceva all'altro: hai saputo questi rifiuti tossici che abbiamo seppellito nei terreni, nei nostri terreni, pare che hanno detto che stanno inquinando le falde acquifere, e l'altro risponde: che ce ne fotte, ci beviamo l'acqua minerale. Questa è la loro stupidità. E su questi terreni dove loro hanno sepolto rifiuti tossici, nocivi, rifiuti speciali, ci hanno costruito ville, parchi dove vivono loro stessi con le loro famiglie. Su questi terreni, oltre all'inquinamento delle falde acquifere, c'è stato un aumento esponenziale, veramente terribile, dei tumori. I loro parenti, i loro figli, i loro nipoti si stanno ammalando di tumori per colpa loro, non lo capiscono, non arrivano a capirlo, sono proprio stupidi. Tra l'altro tu vivi ad Aversa, che insomma, sì, purtroppo, un po' il simbolo, la terra dei fuochi. Esatto, no? La terra dei fuochi. Ma anche noi non ci siamo fatti mancare nulla, perché nel 2007, parlavamo di disastri ambientali, sono stati capaci di bruciare il Gargano, uccidere quattro persone, distruggere un paradiso meraviglioso.
anche se qua nessuno dice niente, ma per costruire, insomma, alla fine tutto era per poter costruire più villaggi turistici. Alla fine chi ci va nei villaggi senza verde intorno? Io non lo so, però era anche questa una stupidità, non della mafia Gargani, in questo caso proprio della società civile, tra virgolette, garganica. Abbiamo parlato di vittime, parleremo, perché Vito ci leggerà un altro brano, la nota finale di Bentornati in Casa Esposito, di vittime inconsapevoli della camorra, persone che si sono trovate per caso a passare al posto sbagliato, al momento sbagliato. Noi abbiamo avuto nella nostra terra diversi esempi, gli ultimi due nel 99, Matteo De Candia, che a Foggia era sceso al bar per festeggiare il suo onomastico, si è trovato nel bel mezzo di una sparatoria in un bar in via Fania ed è morto. E caso ancora più eclatante, nel 2002 a San Severo, la piccola Stella Costa, che aveva 12 anni e il torto di giocare per strada a palla con i suoi amici, si è trovata in mezzo ad una sparatoria ed è morta. Queste sono le vittime inconsapevoli, ma ce ne sono tante altre. Vito. Tra le note i ringraziamenti dell'autore. 25 giugno 2012, le 8 del mattino, Casoria, cittadina a nord di Napoli. Andrea Nollino, 42 anni, sposato, 3 figli, ha appena alzato la saracinesca del bar che gestisce con il fratello. È lunedì, inizia un'altra settimana di lavoro. Si sente lo stridio delle gomme di un'auto che corre a forte velocità. Dietro una moto con a bordo 2 uomini armati. Un inseguimento, un regolamento di conti. Dalla moto i malviventi sparano all'impazzata contro l'auto. Andrea non ha il tempo di ripararsi all'interno del locale. Un proiettile vagante lo colpisce a un fianco e gli trapassa i polmoni. Andrea smette di respirare. 15 ottobre 2012, ore 21:30, periferia di Napoli, quartiere Marianella. Pasquale Romano, per gli amici Lino, 30 anni, operaio di Cardito, esce dal palazzo in cui abita la fidanzata, sale sulla sua auto e sereno, sorridente, come sempre. Deve raggiungere un gruppo di amici per una partita di calcetto. Due killer di camorra gli si avvicinano e gli esplodono contro 14 colpi d'arma da fuoco, senza pietà, come se fosse un criminale. Quando inizio a sparare non mi fermo più, dichiarerà poi uno degli assassini arrestato dopo l'omicidio. Ma Lino non era affatto un criminale, era un ragazzo onesto, per bene, ucciso per sbaglio, per uno scambio di persona. L'obiettivo dell'arguato non era lui. 5 dicembre 2012, mattina, strada di Scampia, due sicari sparano contro un pregiudicato, l'uomo è ferito, scappa a piedi col terrore negli occhi, è una preda braccata, si rifugia nel cortile di una scuola materna, una zona franca dove spera di potersi salvare, invece i carnefici entrano anche lì e lo crivellano di proiettili, a pochi metri dalle aule in cui i bambini stanno preparando la recita di Natale con le loro maestre. Sul vialetto davanti all'ingresso della scuola, la pioggia si mescola con il sangue dell'uccello e forma un macabro rivolo rosso a pochi passi dalla purezza. La criminalità ha assassinato in Italia più di 1000 persone innocenti. Con 250 vittime la Campania ha finora pagato il prezzo più alto, un tributo inaudito, numeri da guerra. La follia e la stoltezza della malavita varcano i limiti di ogni umana comprensione. C'è un particolare che lascia un pochino attoniti e ovviamente emerge dai due libri di Pino: il rapporto tra i malviventi e la fede. Allora, i malviventi uccidono, i malviventi commettono estorsioni, i malviventi spacciano la droga, quindi uccidono tanta gente, però sono fedeli. Nei suoi libri ovviamente si parla di San Vincenzo Ferrer, detto Omunacone, che è il protettore del quartiere, della sanità di Napoli. Ecco, da noi ci sono tanti altri esempi, c'è San Michele Arcangelo, che è un po' in quasi tutti i tatuaggi di molti malviventi di Capitanata. C'è un grande rapporto tra questa antitesi tra l'ammazzare le persone, poi ovviamente sentiremo anche Don Ciro, e amare Dio, essere fedeli. Come mai?
Ma cercano una protezione alla fine, sono persone che per 364 giorni l'anno commettono azioni criminali e poi nel giorno invece della festa patronale sono in prima fila a portare la statua del santo. Non Ciro, dobbiamo dirlo questo, che in tanti paesini della provincia di Napoli è purtroppo così e credo avvenga anche qui. Persone che bestemmiano dalla mattina alla sera, però quando entrano in una chiesa, San Vincenzo Ferrer, San Michele Arcangelo, cioè per loro diventano c'è una commissione tra sacro e profano, cioè loro non capiscono che cos'è la religione, non sanno chi è Dio, non credono, però la statua del santo per loro è qualcosa che riesce anche a proteggerli dalle azioni loro criminali. Nel rione sanità, ma a Napoli in generale, un po' in tutto il sud, questo è un rapporto strettissimo e questo rapporto tra sacro e profano io l'ho messo in luce nei miei libri, perché tra l'altro il rione sanità ha delle presenze architettoniche, religiose straordinariamente importanti, archeologiche, monumentali. Il rione sanità è uno dei rioni più antichi di Napoli, anche più sfortunati ma anche più belli. Perché? Perché 200 anni fa questo rione si trova in una conca, a metà strada tra il centro e la periferia, durante il cosiddetto decennio francese, il decennio di dominazione francese a Napoli, Murat fece realizzare un ponte su questo rione che di fatto lo tagliò fuori dal resto della città. Il ponte favorì i traffici commerciali tra le campagne e il porto e la zona centro e viceversa, ma di fatto questo rione fu tagliato fuori dalla storia della città. A questo punto iniziò il suo degrado, ma iniziò anche la reazione dei cittadini, che seppero conservare la loro napoletanità e in particolare seppero conservare questo enorme patrimonio che hanno tuttora. Nel cuore del rione sanità, nel 1898, una ragazzina di 16 anni, Anna Clemente si chiamava, partorì un bambino frutto di una relazione con un nobile del posto, una relazione clandestina. Questo bambino, sapete come si chiamava? Antonio De Curtis, Totò. Totò nacque lì, proprio nel cuore di questo quartiere dove vivono gli sposi, dove ho ambientato un po' le mie vicende. Alla sanità ci sono palazzi storici, e queste sono le contraddizioni appunto del sud, palazzi storici ma meravigliosi, tra i più belli del mondo, Palazzo San Felice, Palazzo dello Spagnolo, li potete trovare su internet, andateci a dare un'occhiata perché sono originalissimi e belli. Alla sanità c'è una delle basiliche più belle d'Italia, la basilica appunto di Santa Maria della Sanità, che è chiamata anche chiesa di San Vincenzo o Munacone, perché c'è questa statua ritenuta particolarmente miracolosa di San Vincenzo Ferrer. Sotto la basilica ci sono le catacombe di San Gaudioso, presenza archeologica importante perché sapete che Napoli poggia sul tufo e c'è una Napoli sotterranea che è un'altra dimensione, un altro mondo. I napoletani sì, sono persone solari, ma sono persone anche che da secoli, da millenni, è una città che ha 2500 anni di storia, hanno rapporti con l'aldilà, con i morti, c'è un rapporto strettissimo con i defunti, con il mondo dei morti. In queste catacombe di San Gaudioso sono nate leggende ma anche aneddoti particolari, perché in queste catacombe ad esempio ci sono scavate nel tufo delle nicchiette che si chiamano cantarelle, dove anticamente i cadaveri dei nobili o dei sacerdoti che morivano venivano messi ad essiccare, a scolare, come si dice purtroppo in gergo, in piedi, anzi sedute. Sotto c'erano dei canali di scolo da cui defluivano i fluidi organici. Ed è nato un modo di dire napoletano, cioè una maledizione: quando io devo augurare a una persona di passare dei guai, gli dico pozzo scula, cioè che tu possa morire lentamente, con una lenta agonia. Fa ridere, ma è una cosa bruttissima. Uno dei personaggi dei miei libri è Ciruzzo Schiattamorto. Lo schiattamorto nel dialetto napoletano indica due tipi di persone: una persona lugubre, triste, malinconica, una che veste sempre di nero, dice mamma mia come stai, mi pare proprio uno schiattamorto, e indica anche il becchino. In effetti, da uno studio che ho fatto, e gli stessi napoletani non lo sapevano, lo schiattamorto era un mestiere vero e proprio, molto macabro, cioè i cadaveri che venivano messi a scolare
In alcuni casi, purtroppo, per le condizioni di umidità, non scolavano, anzi si ingrossavano. E queste persone dovevano con dei punteruoli schiattarle. È una cosa bruttissima. Alla sanità, e vi racconto questo altro pezzetto di storia solo di questo quartiere, stiamo parlando di una zona limitata di Napoli, ci sono le catacombe di San Gennaro, che sono una delle, tra l'altro la più estesa area cimiteriale sotterranea archeologica d'Europa, dove nacque anche il culto di San Gennaro, martire cristiano. E poi c'è questo luogo unico al mondo che si chiama Cimitero delle Fontanelle. Il Cimitero delle Fontanelle è una caverna scavata nel tufo, composta di vari ambienti, molto alta, le volte arrivano a circa 15 metri, dove a partire dal 600 sono stati raccolti i resti mortali di povere persone che morivano per epidemie di colera, terremoti, carestie varie, fame, povertà, e sono state accumulate nel corso dei secoli in questa enorme caverna, in questo ossario, qualcosa, secondo gli esperti, qualcosa come 50.000, 100.000 resti mortali. Di persone del tutto sconosciute, non sappiamo come si chiamavano, a che età sono morte, come effettivamente sono morte, non conosciamo appunto il loro nome, hanno perso l'identità. I napoletani le hanno chiamate le anime pezzentelle, anime povere. A un certo punto un sacerdote della sanità, Gaetano Barbati, nella seconda metà dell'Ottocento, cominciò a mettere ordine in questo luogo. Molti di questi resti mortali furono sepolti, infatti ci sono diversi strati di sepoltura, e altri resti mortali, in particolare i teschi, furono posizionati in alcuni angoli di questa caverna, in alcune sale di questa caverna. A questo punto cosa accade? Una cosa unica. I napoletani cominciano ad adottare i teschi, che i napoletani stessi chiamano capuzzelle. Che significa adottare i teschi? Prendevano uno di questi teschi da una catasta di teschi, lo sistemavano in un angolino e dicevano: che sei la capuzzella mia, ti ho adottato, adesso sei mio amico, sei mio figlio, sei un mio stretto parente. Ma non per sempre. Non per sempre. L'adozione consisteva in questo: la persona andava lì a pregare quest'anima del purgatorio affinché facesse una piccola grazia, dice, che ne so, la guarigione dalle malattie, trovare una brava persona da sposare, vincere un terno al lotto. I napoletani ci hanno sempre tenuto tantissimo, e chiedevano questa cosa in cambio, portavano, accendevano un cero, una candela, un lumino, facevano una preghiera affinché quest'anima del purgatorio passasse dal purgatorio al paradiso. Se questa grazia, attenzione, non avveniva in un arco di tempo accettabile, uno, due, tre mesi, la capuzzella, il teschio, veniva licenziato. E infatti l'ho chiamato licenziamento post mortem, cioè un napoletano faceva: non sei buono, cioè non sei bravo, per cui vado a scegliere un altro e ti sostituisco. E così purtroppo avvenivano queste cose, e ci sono tanti aneddoti, ci sono alcuni teschi ad esempio ritenuti particolarmente miracolosi così nella dimensione. Ecco, infatti mi ha lanciato un assist: se leggete il libro, soprattutto su, questo è più su Benvenuti in Casa Esposito, che io vi consiglio vivamente di leggere perché è delizioso, è scritto in maniera veramente bella, scorrevole, si legge veramente tutto in un fiato. Io non vedevo l'ora di terminarlo per iniziare l'altro, proprio perché c'avevo voglia. Si vede, poi naturalmente torneremo a Don Ciro, una sorta di rapporto tra sacro e profano. Parliamo di questi teschi. C'era un teschio o capitano, no? Che era il teschio che era stato in un certo senso adottato dal protagonista del libro, ed era un po' un padre putativo, dispensava consigli, vero? Sì, ci sono dei dialoghi veri e propri che ho creato nei due libri tra Tonino Esposito e questo teschio. In che senso? Tonino, quando si sente solo, abbandonato da tutti, quando ha fatto l'ennesima fesseria, ha commesso l'ennesima azione, diciamo, sbagliata, va in questo cimitero delle Fontanelle, corrompe il guardiano, gli dà 20 euro e gli dice: non fare entrare a nessuno, che adesso devo andare a parlare col capitano. Il capitano è un teschio. Poi vi spiego perché si chiama così. Si fa dare una sediolina pieghevole, si sistema davanti a questo teschio, che si trova in una cassettina di vetro e di metallo, e dialoga con lui. Cioè lui sente
quella voce, in effetti quella voce, la voce della sua coscienza, è una voce che nella realtà non esiste, ma che lui ascolta, è la voce anche del padre che lo ammonisce dall'aldilà: guarda, se io sono stato camorrista e sono stato ammazzato violentemente, non fare anche tu quello che ho fatto io. E sono dialoghi molto serrati, molto anche paterni, perché il capitano veramente cerca di fare in modo che lui non prosegua lungo questa strada criminale. Questo capitano, a questo capitano, questo teschio del capitano, sono legate delle leggende, degli aneddoti, uno dei quali, il più diffuso, l'ho raccontato proprio in Benvenuto in Casa Esposito. Si dice che una ragazza avesse adottato questo teschio perché cercava un bravo giovane da sposare, e ogni giorno andava così a pregare, a portare dei fiori, a chiedere a questo teschio questa grazia. Nella realtà conosce un bravo ragazzo, si fidanzano e il fidanzamento va avanti bene, arrivano anche al matrimonio. Il giorno delle nozze entrano in chiesa i due sposini, non è come oggi che lo sposo aspetta sull'altare, anticamente entravano l'uno sotto il braccio dell'altra, stanno attraversando la navata quando, secondo questa leggenda, compare nella chiesa un fantasma, il fantasma di un uomo, un bell'uomo, affascinante, vestito da ufficiale spagnolo, il quale al passaggio degli sposi guarda la sposina, le fa un sorriso e le fa anche l'occhiolino. Lo sposino, ingelosito, si stacca dalla ragazza, va verso questo fantasma e lo colpisce alla testa. Questo fantasma scompare. I due si sposano, vanno in viaggio di nozze, quando tornano, secondo appunto sempre questa diceria popolare, la ragazza la prima cosa che fa, dice: no, devo andare a ringraziare la mia capuzzella, il teschio che mi ha fatto la grazia non solo di farmi fare un bel matrimonio, ma anche un bel viaggio di nozze. Va lì e trova questo teschio con un orbito oculare, la sinistra, completamente cerchiata di nero. Guardate, se andate a visitare il cimitero delle Fontanelle, su migliaia e migliaia di teschi che sono presenti all'interno appunto dell'ossario, il teschio del capitano è l'unico che presenta questa caratteristica. Alcuni crani sì, hanno delle macchie di umidità, ma questo veramente sembra che abbia ricevuto un cazzotto su un occhio. E da quel giorno dici: ma questo sarà stato quell'ufficiale che è comparso in chiesa, era un capitano, nasce la leggenda del capitano. Ci sono i resti mortali di molti bambini all'interno del cimitero delle Fontanelle, e ce n'è uno particolarmente venerato, diciamo, i resti mortali di tale Pasqualino, così l'hanno chiamato. Ed è commovente, perché la gente ancora oggi va lì a chiedere grazie a questo scheletro, questo piccolo scheletro che è in una cassettina di legno. Ci sono, poi intorno ognuno lascia una cosa: bigliettini, monete, messaggini, fiori freschi o fiori finti, eccetera. Intorno a questo piccolo scheletro di bambino ci sono molti pupazzetti, ad esempio di peluche, magari persone che vanno a chiedere la grazia di far guarire un bambino. C'è il teschio di Donna Concetta. Il teschio di Donna Concetta è considerato miracoloso, particolarmente miracoloso, e secondo sempre la diceria popolare la grazia avviene quando il teschio comincia a sudare. In effetti, essendoci delle particolari condizioni di umidità in questo cimitero, sui teschi, sui crani si formano goccioline di umidità. La gente appena vede questa cosa sul teschio di Donna Concetta dice: ah, ha fatta grazia. Ed è il teschio più lucido del cimitero, sembra uno specchio, perché è stato toccato e accarezzato da migliaia, migliaia e migliaia di mani nel corso dei secoli, perché i napoletani alla fine, ma un po' come tutti i meridionali, non hanno paura dei morti, perché i morti non fanno paura. I napoletani devono aver paura, ma in senso positivo, di coloro che sono vivi e che fanno azioni malvagie. Quelli dobbiamo combattere, non con paura ma con coraggio. Non dobbiamo mai temerli, perché, come abbiamo detto prima, li dobbiamo e li possiamo sconfiggere. Sono persone che, se vengono affrontate nel modo opportuno, con i mezzi opportuni, insieme ovviamente alle forze dell'ordine, alla magistratura, a una stampa forte, possiamo sconfiggere, perché alla fine sono veramente stupidi in tutte le loro manifestazioni. Il bello della napoletanità. Don Ciro, qual è allora il rapporto fra la criminalità e la religione? Vabbè, io prima di parlare del rapporto criminalità-religione direi che è preoccupante invece il fatto che noi registriamo, soprattutto nel nostro meridione, diciamo tanto sacro ma poca santità, cioè poca santità di vita. C'è questo aspetto
dobbiamo purificare, ecco perché poi il passo è breve dalla religiosità alla superstizione, perché qui non parliamo di religione, qua parliamo in fondo di superstizione, cioè parliamo di una statua che ha un potere, ma sappiamo bene che le statue hanno un loro valore molto relativo, nel senso che i santi stanno in cielo, non stanno lì, non stanno in un pezzo di gesso, è un rispetto come è un rispetto della fotografia dei miei genitori, che mai pesterei, metterei sotto i piedi. Quindi credo che comunque quando si sarà attuato questa purificazione della nostra fede, perché sarebbe più bello parlare di fede che di religiosi, di religione, c'è qualcuno che fa questa differenza della religione che ha le norme da rispettare, un po' come gli ebrei. Gesù ha combattuto in fondo la religione che opprimeva le 613 norme, per cui è una cosa che secondo me deve continuare. Ecco perché poi ci ritroviamo, io con Libera vorrei fare proprio la proposta tra le iniziative di quest'anno di studiarci un po' questo rapporto tra mafia e chiesa, perché la chiesa è una compagine fatta di uomini, no? Nasce dall'alto, ma è ovvio che poi questi abbracciamenti adulterini, questi flirt, vabbè, no, io non mi scandalizzo, non mi scandalizzo perché non siamo nati ieri mattina, però voglio dire, questi agganci, questo malaffare che talvolta prende anche preti. Ultimamente un prete si è pentito, ha raccontato determinate cose, era colluso, fortemente colluso, quindi non ci si stupisce se Provenzano poi c'ha tutte le statuine, c'ha, no? E quindi c'è il suo confessore e via dicendo. Secondo me c'è, quando venne Don Ciotti a Lucera, vi ricordate, una cosa che fece è quello di presentare, di invitare a leggere questo documento del 91, Educare alla legalità. Se vogliamo che ci sia più santità di vita, o meglio, se vogliamo che ci sia una fede vera, una fede autentica, noi dobbiamo cogliere tutti quegli inviti che ci vengono anche dai papi. Pensate che rivoluzione sta attuando Papa Francesco oggi, quando ci invita a prendere in mano la nostra vita di cristiani per viverla fuori più che nelle chiese, cioè educare alla legalità, alla giustizia, educare alla pace, non aver paura di dire certe cose scomode. Cioè, questo è un mio cavolo di battaglia, perché non credo di essermi fatto prete per curare candele o incensi o miscelare appunto i profumi. Credo che questo sia un impegno che può essere un deterrente, può essere purificante per prevenire certi poi atteggiamenti, però attenzione, questi sono nella chiesa, chiaro, certe pagine del Vangelo, perché credo che poi bisogna ritornare un po' al Vangelo. Io parlo da prete perché questo sono, parlo da cristiano, noi dobbiamo tornare al Vangelo. Quando oggi Gesù dice e parla della ricchezza raccontandoci quel fatto di cronaca dell'amministratore disonesto, che però viene lodato perché è furbo, perché prima di perdere il posto comincia a fare regali, e allora dice, se proprio ci deve essere questa ricchezza, è disonesta, però usatela bene, che diventi, non diventi mai un fine, no? Ecco, sono parole, sono pagine scomode, e allora l'invito alla povertà, ad essere poveri, cioè non accumulare denaro, l'otto per mille è una gran bella invenzione, da una parte, ma a me è una maledizione, perché con l'otto per mille c'è uno sperpero tra a volte di soldi che non tiene conto dei beni culturali più importanti, dei beni più importanti, ad esempio, che sono i poveri, ma non solo per assisterli, anche per fare battaglie di giustizia, perché se tu gli dai il pacco dono a uno, poi avrà fame di nuovo, ma se aiuti, no, io dico sempre, no? Prima la giustizia, poi la carità. La giustizia è uniquique sum, a ciascuno il suo. E poi la carità è uniquique sum et meum. Ma se noi facciamo la carità e bypassiamo la giustizia, questo è assistenzialismo. Allora noi dobbiamo entrare nella storia. Questo documento è bello, è bello. Leggetevelo, è che costa, un euro costerà. Educare alla legalità, per chi è cristiano ovviamente, per chi si sente credente, per chi è credente. Cioè è un invito a prendere in mano, ad entrare nella storia come protagonisti. Il Papa ce lo sta dicendo in tutti i modi, sta diventando poco simpatico piano piano, perché fino a che se fa Leo, è bello. Non lo dire,
se no ti telefona. Sì, da un momento all'altro. Infatti io rispondo sempre alle telefonate anche anonime. No, quello è perché alla Summer Card, quindi ai minuti. Ai minuti gratis, Quindi concludo. Guardate che magari io sono la parte meno ironica di questo discorso, ma io sono fortemente preoccupato. Io sono fortemente preoccupato e dico alla mia gente, dico, purifichiamo il nostro essere cristiani da tutto ciò che non serve, dallo sperpero, da tutto ciò. Guardate che i santi non sono contenti se i botti sono più forti, ma togliamocelo dalla testa questa storia. Cioè non facciamo, mi sta bene che Pino racconti queste cose e lo faccia scherzandoci sopra, ma se vogliamo essere seri dobbiamo capire che i santi non sono contenti se tu accendi 100 lumini oppure spari i botti a decibel, che la mattina alle 7:30 qua uno si chiede che salta dal letto. Vabbè, poi non me ne importa, lo so che sono impopolare, lo so che io sulle feste qua mi stanno, però voglio dire, i santi sono contenti se noi viviamo il Vangelo, non se noi facciamo tante processioni, tante sfilate e tante fesserie che veramente non servono a niente, servono a creare questi mostri sono creati da questo atteggiamento. Ma infatti Don Ciro, io li racconto proprio per far capire quanto siano inutili, questa è l'ottica. Giusto. Poi è tristemente vero che lo racconti. Abbiamo parlato, stiamo parlando di criminalità, in questo caso di camorra. Camorra e politica vanno di pari passo, mafia e politica vanno di pari passo. Non è questa la sede giusta per parlarne, stiamo presentando un libro, però, perché ho detto questo? Perché sentite come illustra Pino Imperatore il rapporto tra la camorra e la politica. Il nostro camorrista, il personaggio principale, Tonino Esposito, vuole entrare in politica perché è convinto che per entrare in politica si debba veramente, da camorrista, entrare in politica, fare una campagna elettorale. Sentiamo il suo programma elettorale, sentiamo Vito. Sì, diciamo anche che il boss De Luca è lui che crea un partito politico perché ha interesse a questo punto per le sue esigenze di lavoro di stare in politica, diciamo. Era così. Quello che voleva il boss De Luca, invece Tonino vediamo, sì, come l'ha interpretata. Allora, gli ultimi giorni della campagna elettorale furono frenetici. La città era tappezzata di manifesti con le foto e gli slogan di candidati ritratti in pose finte. Ce n'era persino uno vestito da cowboy che annunciava «Votatemi e Napoli non sarà più un Far West». Per le strade svolazzavano migliaia di facsimile delle schede di votazione, ogni quartiere brulicava di riunioni, convegni, patti, giuramenti, le radio trasmettevano spot politici a gogo. Sulle TV locali andavano in onda tutte le ore, fino alla nausea, tribune politiche e talk show sulle tematiche più improbabili. Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa. O sole mio e il turismo come volani per lo sviluppo. Scurdammo ciò passato e pensammo all'abitato. Tonino partecipò a una di queste trasmissioni in diretta dagli studi di Telepatia. Più che studi televisivi erano i locali di Saverio De Bonis, psicanalista col pallino per la TV, che di giorno faceva stendere su un divano i suoi clienti e di sera utilizzava il divano stesso per farvi sedere a pagamento personaggi noti nel raggio di 3 km del centro di Napoli, facendo tutto da solo, senza cameraman né assistenti. Argomento in discussione, altolà alla criminalità nella sanità. Signore Esposito, lei cosa pensa della malavita? Chiese De Bonis in doppio petto gessato e scarpe marroni con le punte bianche. La malavita? C'è sempre stata e sempre ci sarà, rispose Tonino, che sfoggiava una felpa azzurra con la scritta Forza Napoli. Riusciremo a sconfiggerla? È un tentativo, va tentato, giusto per non avere scrupoli sulla coscienza. Avverto un certo pessimismo nelle sue parole. Non è pessimismo, è che dobbiamo pensare a risolvere altri problemi di Napoli, la disoccupazione, la monnezza, le strade scassate. Questo era il programma politico di Tonino, aspirante boss. Ed è così, poi veramente, no? Nella vita è proprio così.
Sì, c'è pure il comizio poi, perché poi questa lista civica si presenta appunto alle elezioni comunali e Tonino ne combina le sue praticamente nel comizio finale. Il boss, pur di pararsi dalle cose sbagliate che fa, mette Tonino in scaletta durante il comizio a pochi minuti dalla mezzanotte, cioè mezzanotte meno un quarto, quando sta per chiudersi la campagna elettorale, ma sperando che la piazza si sia svuotata. In effetti la piazza è piena di gente, Tonino sale lì barcollante, tremante, impaurito, intimidito dalla folla, si emoziona e comincia a raccontare barzellette sui politici corrotti, tra l'altro durante il comizio della sua lista civica. Pur di interromperlo, i due scagnozzi del boss che stanno dietro la console fanno, l'uno fa l'altro: Tadore, manda quel CD che ti ho dato, fai partire la canzone. Tadore prende questo CD, lo mette, lo fa partire. Invece di partire una canzone melodica, cioè invece di partire l'inno di Mameli, perché lui aveva chiesto l'inno di Mameli, parte una canzone neomelodica. Dice: ma scusa, ti avevo detto di prendere l'inno di Mameli. Dice: ma che ne so chi è Mameli? Io sono andato nel negozio di dischi, ma hanno detto che su Mameli ultimamente non ha pubblicato nessun album, per cui si era procurata la canzone. Cioè, sono ignoranti, fanno parte di una sottocultura veramente pazzesca. Episodi del genere veramente sono verificati e si verificano. Tra l'altro, per candidarsi Tonino aveva chiesto, aveva fatto una sorta di sondaggio davanti alla sua famiglia, cioè dovevano essere loro a decidere se avessero dovuto candidarsi, il suocero, il bambino, le due iguane e il coniglietto di famiglia, la suocera che tanto insomma che era fuori un pochino dal mondo, la figlia che lo contrastava, proprio per fargli capire non c'era una vera e propria personalità. Ed è anche questo, probabilmente presi singolarmente non hanno una vera e propria personalità, la personalità la fa il gruppo. Sì, io l'ho detto e l'ho scritto: voi prendete un camorrista, un mafioso, un criminale dell'andrangheta, di qualsiasi organizzazione, prendete un criminale qualsiasi, toglietegli la pistola di mano, invitatelo a dialogare come stiamo facendo noi adesso, invitatelo ad avere un confronto aperto, democratico, libero come quello di stamattina. Dopo 30 secondi se ne va, non regge il confronto, perché nel momento in cui cominciate a contestargli le sue scelte, nel momento in cui cominciate a fargli capire che sta sbagliando, lui vi aggredisce, non ha argomenti, il suo unico argomento sapete qual è? La pistola, la tira fuori e dice: io ti faccio violenza grazie a questa, non accetto il confronto con te, devi starti zitto e devi accettare le mie condizioni. Questi sono i criminali, ma lo dice nei miei libri, c'è un personaggio, Don Ciro, ho pensato anche a sacerdoti come te quando l'ho creato, c'è un personaggio che si chiama Padre Francesco, giovane sacerdote, parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità, il quale contrasta questo atteggiamento e questa mentalità criminale e contrasta soprattutto le scelte del boss, del clan De Luca. Tra l'altro De Luca e questo Padre Francesco erano stati amici da ragazzini, li chiamavano addirittura i gemelli e per una serie di circostanze poi hanno preso strade differenti. Uno è diventato prete anticamorra, anche se è una definizione anche molto forte, anche sfruttata troppo e male in certe occasioni, e l'altro diventa un boss della criminalità. E la presenza di Padre Francesco alla sanità è importante, avete sentito prima il boss come la pensa, no? Alcuni critici hanno detto che lì io ho esposto il manifesto dell'attuale criminalità organizzata, perché i boss della giovane camorra, della camorra degli ultimi tempi, la pensano così: Napoli non cambierà, noi comandiamo, i politici possono fare quello che vogliono, ma alla fine ci ricompriamo, questa città farà sempre quello che vuole fare, resterà una città ingovernabile ed anarchica, quindi si mettessero l'anima in pace quelli che la vogliono cambiare, Napoli, il sud in generale non cambieranno, così la pensa il camorrista, il boss. Padre Francesco dall'altro lato, durante proprio la festa di San Vincenzo Ferrer, nel capitolo che ho dedicato alla festa che si tiene nella chiesa e alla processione successiva, dice invece tutto il
il contrario di quello che ha sostenuto il boss. Dobbiamo ribellarci, ma proprio perché abbiamo dignità, abbiamo una storia, abbiamo delle tradizioni, abbiamo una cultura, abbiamo una religione fortissima sul territorio, abbiamo tanti giovani che si impegnano insieme a noi, insieme a me, dobbiamo ribellarci, dobbiamo contrastare chi invece vuole diffondere la cultura dell'indifferenza e della rassegnazione. Ma boh, non fa niente, lasciamo stare, ma boh, si sparano fra di loro, non fa niente, non succede niente. No, l'omicidio, gli omicidi di camorra sono una parte del tutto marginale dell'attività camorristica, dell'attività criminale. Dobbiamo stare attenti alla camorra, alla criminalità, alla mafia. Sapete quando? Quando non si sparano fra di loro. Perché in quei periodi loro stanno facendo i loro affari, e li stanno facendo molto di più dei periodi in cui si ammazzano, perché quando si ammazzano ci sono delle faide in corso per un riassetto sui territori, per rigovernare i territori, i traffici criminali sui territori. Quando a Scampia, dove c'è purtroppo il più grosso mercato di droga d'Europa, la girano veramente non milioni ma miliardi di euro, si ammazzano, vuol dire che ci sono affari che sono andati male e le famiglie camorristiche, tra virgolette, vogliono sostituire quelle che governano il territorio. I nuovi vogliono entrare al posto dei vecchi e viceversa. Ma quando invece non si sparano, vuol dire che si stanno spartendo fette di miliardi di euro col traffico di droga. Quelli sono i momenti in cui non dobbiamo abbassare la guardia, ma insieme, ovviamente, come abbiamo detto prima, magistratura e forze dell'ordine, noi anche cittadini dobbiamo tenere accesi i riflettori su quelle aree, su quelle zone, anche perché oggi, ma lo è da decenni, la mafia, la criminalità non si vede, è invisibile. Non c'è più il guappo che cammina per strada e tu lo riconosci, quello è il boss, è il guappo. Non lo si vede più. Oggi la camorra, la criminalità è nelle istituzioni, è nelle forze dell'ordine, è nell'economia, è nella finanza, è nelle banche, governa gli appalti, è fatta di colletti bianchi, di persone del tutto insospettabili che quando vengono arrestate uno dice: wow, è una brava persona, chi l'avrebbe mai detto? Ma come, quello è sempre gentile con tutti. Nel condominio era il primo che veniva alle riunioni, diceva questo, diceva quell'altro, e quello faceva il criminale, o era un fiancheggiatore, era colluso con le mafie. Di questa gente, di questi personaggi silenziosi e sotterranei dobbiamo avere paura, di questi dobbiamo combattere. Dobbiamo fare, ovviamente la battaglia è molto più sottile, delicata e difficile rispetto al passato. Volevo dire che comunque quando il Papa ad esempio dice che questi sono tempi belli, no? E a noi sembra un po' strano quello che dice il Papa, i segni di speranza ci sono. Io mi sono trovato a leggere, perché poi quando fai delle battaglie devi documentarti, i Vescovi della Campania hanno prodotto un documento coraggiosissimo, si può scaricare, non so, sulla Diocesi di Napoli, sul sito della Diocesi di Napoli, sulle feste. Sapete che per portare la Madonna, per portare i Santi, ci sono le aste a chi offre di più, e sicuramente sono i clan mafiosi giù, oppure camorristici. Penso che anche la Conferenza Episcopale Calabrese ha fatto una cosa simile, dove ci sono state date delle norme precise, dei divieti precisi, per cui il santo che passava sotto casa del camorrista o del mafioso e si fermava lì per salutarlo, per fargli inchino, eccetera, eccetera, basta. Come anche vescovi della Sicilia, giovani vescovi, hanno dato il divieto di non fare i funerali ai mafiosi, chiaramente mafiosi. Questi son segni di speranza, per cui la Chiesa, che sembra sempre arrivare un po' tanto dopo, in alcune cose mostra coraggio. Certo, è un po' a macchia di leopardo, devo dire, però sono segni di speranza, secondo me sono esperienze pilota che dovremmo cogliere un po' tutti, ma soprattutto per avere speranza, perché per piangerci addosso non è da noi, non ci appartiene. Torniamo ai nostri libri. Giustissimo. Benvenuti in Casa Esposito. Alla fine, quando abbiamo terminato la lettura, tutti quanti noi, penso che chi altro ha letto il libro insieme a me, chi ha letto il libro insieme a me, avrà detto: ma come va a finire? Bentornati in Casa Esposito. Perché una seconda puntata? Ti hanno un po', diciamo così, chiamato i personaggi? Volevano essere narrati ancora?
Sì, a noi narratori succede un fatto strano quando scriviamo. Ci appassioniamo ovviamente alla nostra storia, ci entriamo dentro in modo tale che i personaggi poi diventano reali. Io con Tonino, con la sua famiglia, con i personaggi dei miei libri, io non mi prendete per pazzo, io parlo con loro, li vedo, li sento, li accompagno durante le giornate e durante le loro azioni, loro accompagnano me. E loro stessi mi hanno chiesto, dopo Benvenuti in Casa Esposito, Pino, tu devi continuare a raccontare le nostre vicende. Così è nato Bentornati in Casa Esposito. Bentornati in Casa Esposito è nato anche grazie alla spinta, all'entusiasmo, alla forza che mi hanno dato migliaia e migliaia di lettori in tutta Italia. Il libro ha finora venduto non all'edizione tascabile che è uscita pochi mesi fa, ma la prima edizione, poi ha avuto 3 ristampe, ha venduto 40-50 mila copie. E poi c'è stata l'edizione tascabile best seller della Giunti, poi è nato Bentornati in Casa Esposito. Lettori giovani e meno giovani di tutta Italia, ma anche dall'estero, mi hanno scritto, mi contattano, mi mandano messaggi, tuttora lo fanno e io rispondo a tutti loro personalmente, ci tengo molto a questa cosa. Mi hanno incoraggiato e mi hanno anche in alcuni casi detto: secondo me, Pino, tu potresti sviluppare la storia, hanno dato anche delle indicazioni, no, per il secondo libro. È bello vedere l'entusiasmo di tutti i ragazzi che incontro, è bello vedere, finora ho fatto, lo raccontavo prima, 170-180 presentazioni in un anno e mezzo circa, girando tutta l'Italia in lungo e in largo, una media di una presentazione ogni 2-3 giorni, andando anche 2 volte all'estero, a Barcellona, dove purtroppo c'è una forte presenza della criminalità, la camorra che sta facendo i suoi affari lì e se ne sono accorti fortunatamente le autorità locali, stanno cominciando a intervenire, ma incontrando veramente tante persone, tanto entusiasmo, storie anche molto commoventi, storie anche drammatiche che mi hanno raccontato riservatamente, non potrò mai dire ovviamente i nomi e cognomi di queste persone, ma persone che hanno avuto a che fare con la criminalità, persone che sono state minacciate, persone che hanno dovuto lasciare Napoli, questa bellissima città, per colpa della camorra, della criminalità, persone legate anche a fatti particolari. Nel secondo libro racconto come è nato nella storia il cognome Esposito e perché il cognome Esposito è il più diffuso, no? Indica in genere proprio il napoletano tipico, perché anticamente, ma fino a qualche decennio fa, venivano portati questi bambini, venivano abbandonati i bambini che le famiglie per povertà non potevano tenere, erano figli di relazioni appunto clandestine, venivano portati su questa ruota che si trova a Napoli nella chiesa dell'Annunziata, ed è stata chiamata poi ruota degli esposti, e accuditi poi, raccolti questi bambini da suore e da che si trovavano all'interno di questo convento. Il fatto che poi da Esposito è nato il cognome Esposito, il fatto che siano talmente tanti gli Esposito sta ad indicare, immaginate quanti bambini sono stati abbandonati, quanta povertà c'era, quanta paura anche da parte delle mamme di poter tenere con loro questi poveri bambini. Mi hanno scritto riservatamente alcune persone che sono state in questo orfanotrofio fino agli anni 60. Mi hanno detto: Pino, perché ho raccontato com'è nata questa storia, eccetera, questo luogo esiste ancora, è visitabile. Mi hanno detto: Pino, non sai come ci siamo commossi e come siamo stati felici di trovare nel tuo libro la nostra storia. Perché noi siamo, ci definiamo tuttora, e hanno addirittura dei gruppi segreti su Facebook, si scrivono fra di loro, si raccontano la loro vita, sono persone adesso che hanno, quelle che sono riuscite ovviamente a trovare fortuna nella vita, che hanno famiglia, hanno figli, sono rifatti una vita dopo essere stati abbandonati, si definiscono fra di loro gemellini di culla, è una cosa molto bella, mi hanno raccontato storie commoventi, è bello poi quando da una finzione, da un romanzo che è finzione, poi la realtà si associa alla finzione stessa e diventa qualcosa di così emozionante. Bene, come si dice dalla regia, mi fanno il gesto di stringere perché siamo addirittura d'arrivo, ma c'è spazio per Felicia Paraiola, che è la compagna di Pino Imperatore, che ci leggerà un brano che è molto molto bello, è la lettera
lettera della moglie di Patrizia, la moglie di Tonino Esposito, la lettera di scuse, ecco, dopo averlo tradito, perché in queste opere c'è spazio anche per il tradimento, c'è spazio molto per tutto ciò che è umano. Proprio per questo, ecco, vi invito a leggerlo. Tra l'altro bisogna dire, e poi lasciamo la parola a Felicia, che i tuoi libri sono stati adottati anche in molte scuole, quindi sono proprio libri di narrativa adottati in molte scuole. Ecco, una mia curiosità, nelle scuole del Nord come hanno reagito rispetto ai ragazzi del Sud? Il Sud sono un po' abituati forse, no? Io mi aspettavo, diciamo, una reazione meno calda al Nord quando ho presentato il libro al Centro, al Nord, invece no, a parte che ovunque sono andato ho incontrato napoletani o persone del Sud, ho incontrato anche persone, si chiamano proprio Tonino Esposito, è stato incredibile, ma c'è stata un'ottima risposta da parte anche dei lettori del Centro e del Nord, in particolare sugli aspetti positivi che io ho raccontato nei miei libri, la storia di Napoli, e mi hanno detto tutti, in genere la domanda è stata questa: noi pensavamo che Napoli fosse solo camorra e monnezza, caspita, a questo patrimonio storico, artistico, a queste tradizioni, è una città così bella, ma io dico venite a visitarla, perché non è che vi trovate per strada e vi sparano ogni 5 secondi, non è che ci stanno rapine, omicidi, cioè sono città come tutte le altre che purtroppo hanno dei problemi, e le statistiche dimostrano che molte città del nord dal punto di vista criminale sono più pericolose di quelle del sud. Venite a visitare le nostre bellezze, e quando vengono restano incantati. Ho ospitato in questi mesi a Napoli vari lettori e sono venuti ad esempio a farsi un weekend, ho chiesto loro venite 2 giorni, organizzando questo tipo di escursione. Il primo giorno vi ho fatto vedere la Napoli da cartolina, Vesuvio, via Caracciolo, piazza del Plebiscito, il Maschiangioino, Castel dell'Ovo, Posillipo, eccetera, wow, bellissima. Secondo giorno ho detto vi accompagno io, centro storico, quartieri spagnoli, Rione Sanità, Forcella, c'è la Napoli dei vicoli, la Napoli vera, la vera se, Napoli, se no? Ne sono andati dopo contenti più del secondo giorno che del primo, perché quella è la realtà, non è quella da cartolina. La parola a Felicia Paragliola, la premessa sì è che Tonino è stato tradito dalla moglie, come accennava prima Piero, e l'ha tradito dalla moglie non con uno qualsiasi, l'ha tradito con il boss del quartiere, con De Luca. Tonino lo viene a sapere, scappa da casa, va via da casa, ma odia la moglie. La moglie, pur di riconquistarlo, segue i suggerimenti sbagliati anche della suocera e scrive questa lettera da donna verace qual è, raccontando tutta la verità, sperando che raccontando la verità del tradimento possa riconquistare suo marito, ma alla fine combina solo guai, come sentiremo. Amore mio, Tonino caro, come dice il grande Gigione in una sua canzone, io amo a te, solo a te voglio tutta la vita con me, mi devi credere, io amo a te, solo a te voglio tutta la vita con me. Scusa se ripeto concetto, ma è per farti capire che sono sincero. Mo stai ingazzato con me, in the pozzo della tua orto. Hai sbagliato, faccio pena, non lo faccio più. Quando fatto è capitato, io mi sentivo trascurata da te, non mi pensavi come una volta e stavi distratto da altre cose. Io sono una femmina verace, suberosa, e se non vengo stimolata e considerata adeguatamente, mi vengono le insoddisfazioni. Tu non puoi capire perché sei mascolo, io sì. Ti ricorderai che in quel periodo, a buon anno di tuo padre, ci veniva a trovare a casa e si portava a priesta a Pietro, che faticava peis. E viene una volta, e viene due, Pietro, ha cominciato a guardarmi con l'occhio concupiscente. Io facevo finta di niente, per me era un fatto normale. O sai, tengo una fisica, che ha fatto sempre avuto la capa all'uomo, ma non ci posso fare niente. Come fu e come non fu, New Yorkis mi chiamai sul telefonino. Non lo saccio come si è procurato un numero, non me l'ha mai voluto confessare. E mi invitò a pigliare un caffè, perché mi doveva dire delle cose importanti. Io pensai che fosse qualcosa che ricordava tuo padre, e ci andai. È là che casco il ciuccio. Non saccio cosa mi successe. Chiuis mi parlava e mi squadrava, e più mi sentivo tutta infoiata. E come ti devo spiegare? Tieni presente quando Maradona pigliava pallone e si metteva a scartare il giocatore e tu non eri capace di levarci lo sguardo di dosso? Ecco, proprietamente a così. Andai in trance. Qualche giorno dopo mi chiamò e mi diede un altro appuntamento. Io ci andai di nascosto da te. Is mi portai sopra a Parco Virgiliano, da dove si vede tutta la città di Napoli, è pure Nisida.
E camminando, mamma tette un braccio sulle spalle e io mi stetti. Poi, sotto una pianta, ci vasammo. E lì fu Napoli. Ci siamo incontrati, se no, una trentina di volte. Ma andavamo dentro a certi alberghi che esso conosceva, alberghi di lusso, non come quelli che stanno sulla circonvallazione o vicino Lag Padre. Ci stavano i camerieri che tenevano i guanti bianchi. Una volta ci portarono nella camera le ostriche e lo champagne. E ce l'avevamo spassato. Le ostriche erano poco crude e ci dovetti mettere un poco di limone. Però erano buone, qualche volta le devi accattare. Insomma, la nostra relazione andò avanti per diversi mesi. Mi innamorai e mi azzeccai con una calamita. E ovvero, mi sentivo sporco, tenevo scrupoli, ma non riuscivo ad abbandonarlo. Fui scambricetta basta. Mi disse queste parole, le tengo a mente come se fosse oggi. Patti, abbiamo consumato troppo in fretta il nostro amore e mo non tengo più attrazione per te. Mi dispiace. E dobbiamo pur tener presente che stiamo facendo un'infamità a Tonino, che è un uaglione meritevole. Vedi, ha pensato pure attento a quel momento, ti ha chiamato meritevole, chi lo ci teneva? Io la presi a male, mi venette l'esaurimento, dovetti andare a visita da uno specialista dei nervi, mi accompagnasti tu, ti ricordi? E quanta sofferenza che ha già patuto. Ecco qua, mo t'ha già raccontato tutta la verità. Da allora Pietro non ha rappresentato più niente per me. Te lo giuro su Padre Pio e su San Vicenzo Ferrer. Mi sono pentita e ti chiedo perdono. Mi devono cadere le mani, mi devo cecare e devo andare sotto a un tren. Se ti faccio una davo te corna. A patto che pure tu non me l'hai fatta a me, a meno che non me le stai facendo già. In tal caso non tengo diritto di lagnarmi. Andiamo a pareggio, ci mettiamo una preta sopra e accominciamo tutto da capo. Torna amore mio, torna Tonino caro, come ha detto mia mamma, sta a casa aspetta a te. Se non vuoi tornare per me, torna per i tuoi figli, per i tuoi animali. Tina, Jenny, Totò e Peppina ti aspettano. Sanzone, Ivano e Gigetto stanno agitati e mi guardano come a dire: quando viene papà? E a proposito dello sproposito, Peppina ieri si è alzata dalla culla e ha detto il tuo nome, veramente, ha detto Tonino e poi si è coricato un'altra volta. Secondo me che la creatura tiene dei poteri paranormali, la dobbiamo far vedere. Torna core mi, cacio stanno e bulletta papà e i sordi stanno furnendo. E si è pure scassato scarico del cesso grande e mo ci sta una puzza in tutta la casa. È venuto l'idraulico, un bel uaglione, e ha detto che la riparazione costa 200 euro. E chi li tiene? Torna appassionatamente la tua femminona Patti. Geniale, 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 parlare di un tradimento e contemporaneamente delle ostriche che non avevano sapore, della bolletta, geniale, veramente. Noi ci avviamo alla chiusura, ormai siamo in dirittura d'arrivo, ma ancora una volta, prima di chiudere, c'è innanzitutto Berenice Di Matto che vuole intervenire, ma io chiuderei con una chicca, uno scoop, no? Siamo giornalisti. È addirittura d'arrivo anche qualcosa a teatro, no? Sì. Diciamolo a Lucena. Sì, sì, no, lo possiamo dire perché è diventato ufficiale proprio pochissimi giorni fa. Benvenuti in Casa Esposito, sta per diventare un'opera teatrale anche. La sto finendo di scrivere proprio in questo periodo con Alessandro Siani, attore comico che tutti conoscerete, Paolo Caiazzo, anche lui attore, regista teatrale, comico, napoletano, quindi una scrittura a sei mani, con un cast di attori molto molto importante, di attori napoletani in particolare. Saremo in scena al Teatro Augusteo a Napoli, che è il più grosso teatro di prosa napoletano, dal 7 al 16 febbraio, e poi se tutto va bene inizieremo anche la tournée, perché no, verremo anche qui in Puglia. In più, prego, se volete fare, fatelo.
In più, una delle più grosse case di produzione cinematografica e televisiva d'Italia, la Colorado Film, per intenderci, quella fondata da Abbato Antuono, Salvatores, quella che fa anche la trasmissione televisiva Colorado Café, ha acquistato i diritti delle mie opere. Quindi benvenuti, bentornati anche magari di un terzo libro dedicato agli Esposito, per cui io spero che gli Esposito e i miei libri diventino anche, ci stiamo già cominciando a ragionare, o un film, o una fiction, o una sitcom. Sono dei sogni per me realizzati, io ancora non ci credo, però è bello così, così diffondiamo ancora di più le idee, i messaggi di legalità ad un pubblico ancora più ampio. E te li meriti questi sogni, complimenti. Salutiamo allora Pino Imperatore, veramente bravo, possiamo anche alzarci in piedi per salutarlo. Salutiamo Don Ciro Miele e salutiamo Felicia Paraiola che è stata bravissima. È il nostro Vito De Girolamo, il ruolo importante degli attori, il ruolo importante della cultura, anche nel nostro tessuto sociale. Purtroppo, chiudo con questa nota, a Foggia l'Oda Teatro ha chiuso, il Teatro Giordano non apre, il Teatro Mediterraneo è morto, la mafia, la camorra, l'andrangheta trovano le loro radici anche nella mancanza di cultura. Grazie a tutti, io lascio la parola a Berenice, buona giornata a tutti. Allora, prima di salutarci, vogliamo ricordarvi che anche Mediterraneo e Cultura aderisce al movimento che è nato di protesta per la soppressione del Tribunale di Lucera e inviterei Carla De Girolamo a tale proposito a leggerci il testo di uno degli avvocati del soppresso Tribunale, l'avvocato Pasquale Caso. Carla De Girolamo. Grazie, buongiorno a tutti. L'incursione oggi nel Festival della Letteratura Mediterranea della protesta contro la soppressione del Tribunale di Lucera ci è sembrata importante per due ragioni. Innanzitutto perché il Tribunale che vogliono sopprimere è un'istituzione per la nostra città e, come scoprirete più avanti nel testo, anche per la Puglia, e l'intervento contro questa soppressione lo facciamo proprio oggi qui nell'ambito di un festival che per noi sta diventando una vera istituzione a Lucera. Ovviamente l'istituzione Festival della Letteratura Mediterranea non proviene da un ente pubblico e per fortuna forse possiamo essere sicuri che non ce lo toglieranno almeno per i prossimi anni. E poi secondo motivo, il tema scelto è l'ironia, e secondo noi ci deve essere stata molta ironia da parte del legislatore nel scrivere un testo di legge che si inserisce nel provvedimento di spending review e quindi deve dovrebbe far abbassare i costi della spesa pubblica, e invece per cominciare richiede la spesa di 750.000 euro annui per l'affitto di un nuovo edificio che possa ospitare il Palazzo di Giustizia a Foggia. Insomma, chi ben comincia è a metà dell'opera. Il testo che leggerò è brevissimo, l'ha scritto un avvocato del Foro di Lucera con grande passione, Pasquale Caso, grazie Pasquale, e si intitola La Storia. Settembre è il mese migliore per incassare i colpi. Forse il perfido legislatore ha calcolato anche questo. Si è reduci da un'estate lunga che allenta la tensione, scarica i nervi, ci allenta i riflessi e siamo meno reattivi nel gridare quando assistiamo ad uno scippo. Il Tribunale di Lucera dal 13 settembre è soppresso, con tutto il peso che questa parola si porta dietro. Opprimere da sopra, come se qualcuno ci tenesse uno scarpone sopra la testa e ci impedisse di guardare in faccia il nostro oppressore. E in effetti non sappiamo esattamente chi possa essere il nostro nemico. L'avidità della città dove ha sede il tribunale accorpante, che brama nel fornire servizi a migliaia di utenti che si riverseranno in quella che in realtà da decenni non pare collocarsi ai vertici per qualità di servizi offerti ai propri cittadini. O la totale inettitudine dei rappresentanti popolari, la loro colpevole decennale distrazione, impegnati come sono solo a difendere e ad attaccare lui, amato o odiato nano nazionale che ha anestetizzato un popolo, ormai capace solo di subire i talk show e disabituato al corpo, all'urlo feroce nella piazza gremita. E quindi, forse, in fondo, la nemica è la mediocrità di tutti noi,
che non abbiamo più acuti, che ci chiudiamo la porta alle spalle, che non c'è più niente da dire, perché tanto ormai tutto è già deciso. Oppure il ministro, con la sua pachidermica distanza, il suo vocione così improbabile, ma con cui ha illuso tutti i belanti onorevoli, girando loro le spalle. Oppure Roma. Sì, Roma è la causa di tutto. Questa città che ingoia tutti, anche i più capaci e i più ortodossi, tra le sue voluttuose cosce e li obnubila fra promesse e disegni enormi e indisturbato coito. Ricordiamo qualche anno fa l'eroica difesa di un casto onorevole di area cattolica, uomo morigerato e ligio al dovere, che colto nella fragranza di un peccaminoso amore ambiguo confessò: noi parlamentari facciamo una vita molto stressante, può succedere. Ma in realtà forse il nemico è ancora più invisibile, evanescente, inafferrabile. È il tempo che stiamo vivendo, in cui pare che tutti siano ormai convinti che si possa prescindere dalla storia. L'identità di Lucera è quella che le ha consegnato la sua storia, impressa nelle sue bellezze ancora intatte. E il tribunale è parte di questa storia, sia come edificio sia come genitore di autentici e sobri talenti. Uno per tutti. Mario Prignano, che il 27 ottobre 1968 sulle scale del nostro Palazzo di Giustizia si accasciò e si spense, proprio un attimo prima di premiare Filippo Ungaro e Alfredo De Marsico. Proprio così, Ungaro e De Marsico, mostri sacri dell'avvocatura italiana, che a Lucera erano di casa e in Lucera si specchiavano, considerandola un'isola felice. Ma la storia è un argomento noioso e impopolare, si sa. La confessione di una tale sconfitta viene proprio dalla scuola. Provate a leggere le pagine di un libro di testo di quarta elementare, dedicate per esempio ai Fenici o ai Sumeri. 4, non di più. Tutto deve essere riassumibile in pochi concetti, adatti per un post, per un tweet, per un click, scaricabile dalla app. In un'epoca in cui per imparare devo scaricare, apprendo con la stessa velocità in cui poi espello. Dicevo la storia. Circa un anno fa qualcuno di noi ha provato a contattare importanti emittenti televisive nazionali, chiedendo di interessarsi alla loro prossima chiusura del nostro tribunale. Un tribunale storico, glorioso, il tribunale più antico di Puglia, sede nell'Ottocento dell'antica corte di appello della regione. Qui non gliene frega niente a nessuno, fu l'eloquente risposta, perché non c'è notizia, perché una storia che muore e si cancella con un tratto di penna ministeriale, così come la sciatteria di un testo normativo che lascia territori popolosissimi e malavitosi senza alcun presidio giudiziario, non è una notizia. Ma quando in questo paese un fatto diventa notizia, assurgendo finalmente agli onori della cronaca nazionale? La lotta è impari, bisogna ammetterlo, si va da un capo di Stato coccolato da giovani e prezzolate angelle che sfilano nude, in stile burlesque, tra le mura del Castello Dorato in mezzo a palpatori di razza e sbavatori di professione, alla necessità, pensate, visto l'attaccamento dei nostri rappresentanti alla seggiola romana, di emanare una legge per stabilire finalmente con chiarezza che se si viene condannati penalmente in via definitiva e si sta ancora sfogliando la margherita del mi dimetto o non mi dimetto, beh, bisogna che quel parlamentare decada dalle funzioni. Cribbio. Su questi argomenti, solo a tratti scavalcati da autentiche perle come il regale inchino di un transatlantico, l'Italia è ferma da circa 20 anni e a Roma il suicidio di un imprenditore è ancora interpretato come un atto di follia. Nessuno che scrive su quali livelli può raggiungere la disperazione di un padre che non riesce più a pagare il cinema ai suoi figli. Dunque, amici, ditemi come avrebbe potuto Lucera, la sua storia di oggi e quella di ieri, diventare una notizia degna di un comune TG. Non ci restano che le barricate, impedire materialmente lo spossessamento del nostro tribunale, forse qualche molotov, un incatenamento ai cancelli, una notte sul tetto, una guerriglia urbana forse desterà qualche interesse. Non ci rimane che l'idiozia. Incredibile. Bisogna fare gli stupidi in questo paese per essere ascoltati. Grazie. Grazie Carla. Arrivederci a tutti. Tribunale, viva il festival. Viva nel senso più proprio, che viva.
Ok, allora al volo ringraziamo la famiglia Abate per averci fornito la corrente e quindi aver reso possibile questo incontro che, come avevamo annunciato, doveva tenersi all'interno nel chiostro, ma che il chiostro è agibile, ma per accedere al chiostro bisognava passare tra due cantieri, quindi per questioni di sicurezza non ci hanno dato il via. Ci abbiamo provato fino alla fine per quest'anteprima, insomma, per farvi vedere il chiostro in anteprima, però non ce l'abbiamo fatta. Vi ricordo che anche in questo incontro abbiamo aderito alla iniziativa Posto Occupato, di cui vi abbiamo già parlato nei giorni precedenti, e vi ricordo che questa sera alle 19 in piazza Oberdan ci sarà l'incontro L'amore non una cosa seria. Avremmo dovuto avere l'autore Habib Selmi, che si scusa ma per problemi di salute non è potuto più essere nostro ospite, ma presenteremo comunque il suo libro in anteprima nazionale, Gli odori di Marie Claire, con Elisabetta Bartuli e Anita Magno della casa editrice Mesogea. A seguire, alle 21.30 in piazza San Leonardo, ci sarà la festa finale di chiusura in collaborazione con la Proloco di Lucera, Senza Riso, e vi ricordo anche che potete entrare nel nostro album Facce da Festival facendovi fotografare qui all'angolo e che potete acquistare i libri che abbiamo presentato finora nel corso del festival e tesserarvi all'associazione, quindi sostenere il festival e le altre iniziative che vorremmo realizzare anche durante l'anno, al banchetto che è qui sulla sinistra. Grazie per essere stati con noi e speriamo di vederci più tardi. E un'ultima cosa, per piacere, io vorrei un applauso grandissimo all'Associazione Mediterraneo e Cultura, perché organizzare un festival del genere, continuare ad organizzarlo, non è cosa da pochi. Io volevo fare veramente complimenti perché sono giovanissimi. Grazie. Grazie a voi.